Partiamo a razzo con la lezione di oggi. Cercando di ricordarci da dove eravamo arrivati la lezione subito prima, che adesso è passata una settimana, quindi un attimo di recupero di quali conoscenze, facciamo galleggiare. Allora, vi ricordate perché abbiamo visto la storia di Wind l'altra volta? Di cosa ci siamo occupati? Di specificazione degli assi nel riccio di mare, vi ricordate? E in particolare su questo effetto di animale verso vegetale, animale verso vegetativo. Salve, scusatemi, sono qua, ecco. Ok, e avevamo visto che appunto ci sono meccanismi di specificazione diversi. Abbiamo parlato di specificazione regolativa e di specificazione autonoma, che vuol dire la cellula senza bisogno di ascoltare nessuno, va dritta verso il suo destino cellulare, ok? Abbiamo parlato di fate and potential, quindi di destino e di potenziale, di come viene regolato questo potenziale indirizzandolo verso un certo destino di specificazione, dei diversi gradi di specificazione, ok? E c'era questo meccanismo di specificazione autonoma, cioè dove la cellula risponde a dei determinanti lasciati dalla mamma, a un'eredità, a un quindi risponde le molecole già lasciate dalla mamma nell'uovo in modo asimmetrico. E in questo caso abbiamo vista una in particolare che era, lo ricordate? Disheveled, o Disheveled, questa molecola qua che è parte della via di Wnt e che quindi in qualche modo, inibendo la GSK3, stabilizzava la beta-catenina, e così la beta-catenina stabilizzata la trovavamo nel nucleo, e in particolare la trovavamo nel nucleo di queste cellule che erano ventrali. Quindi il polo, no scusate, non ventrali, vegetative, è diverso, vegetativo e ventrale sono due cose diverse, anche perché vedremo in realtà al polo vegetativo che cos'è che troveremo, ve lo ricordate? Cos'è che si apre al polo vegetativo? Il blastoporo. E il blastoporo è la porzione ventrale, il blastoporo è la porzione posteriore, sì, si apre sulla parte dorsale, ma mi indica il lato posteriore, ok? Quindi in realtà qui stiamo vedendo più l'asse antero-posteriore dell'embrione, in questa differenza animale-vegetativo, ok? Del futuro embrione. Quindi le porzioni posteriori del futuro embrione. Ok, e quindi abbiamo visto appunto la specificazione dell'asse antero-posteriore. Quindi abbiamo visto poi un po' di esperimenti, giocando con la stabilizzazione della beta-catenina, effettivamente noi potevamo cambiare il destino cellulare. Quindi la beta-catenina, scusatemi, la beta-catenina sembra effettivamente un elemento... mi sono dimenticato di farlo partire. La beta-catenina... un elemento importante nel definire mi prendo poi questo qua. La beta-catenina è un elemento importante nel definire il destino delle cellule ventrali, scusate, delle cellule della parte vegetativa, e che quindi saranno il futuro polo posteriore del mio embrione. E quindi abbiamo visto questi esperimenti, la beta-catenina stabilizzata portava questo particolare fenotipo. E in effetti lo stesso, per essere proprio sicuri che è lei, si può fare anche un altro esperimento,
quindi più diciamo andando a intervenire in mezzo alla via di segnalazione tra Dischewald e la beta catenina, chi c'è? Chi c'è tra Dischewald e la beta catenina nella via di Wnt? GSK3. Che cosa succede se io prendo una beta catenina e gli muto, la muto in modo da impedire alla GSK3 di fosforilarla? Si fa facilmente modificando, adesso non so, sarà una serina, la serina che viene modificata, che viene fosforilata normalmente. Come faccio? Ops, scusate. Qui mi arrivano messaggi, ma mi dimentico sempre di staccare Skype. Ecco qua. Quindi? Oplala. Cosa succede se io produco questa beta catenina? Una beta catenina in cui l'aminoacido che normalmente è fosforilato dalla SK3 è mutato. Esatto. Viene? Scusate, no, non si può più degradare. La GSK3 può fornire la beta catenina, la manda a degradare. È uno spanco, vuol dire distruggere. Se io invece impedisco tutto questo, la mia beta catenina non può più essere distrutta attraverso i meccanismi appunto intracellulari normali di questa via di segnalazione. Risultato? Io ho una beta catenina sempre attiva, super stabilizzata, va nel nucleo e di nuovo ottengo un embrione totalmente caudalizzato. Ok, vegetativizzato. Ok, quindi la beta catenina attraverso Dischewald, quindi Dischewald, la GSK3 e la beta catenina, così come è normalmente nella via di Wnt, sono coinvolti nel definire il fenotipo delle cellule, diciamo, al polo vegetativo. Quindi nell'iniziare a differenziare questi diversi tipi di cellule. Ok, e oggi cercheremo di entrare un pochino di più nella logica dei meccanismi di network, di gene regulation, gene regulatory networks, che controllano tutto questo. Con cautela, ne citeremo solo qualcuno, però più che altro per capire qual è la logica. Perché a un certo punto queste cellule prendono strade diverse e come sono strutturate queste strade. Ok, per fare questo però ho bisogno di ricordarvi velocissimamente come funziona lo sviluppo del riccio di mare, che abbiamo visto l'altra volta, ma lo rivediamo ponendo un po' più di attenzione agli assi e alle fasi. Quindi abbiamo detto che l'uovo ha già un suo asse animale vegetativo specificato, questo sarà il futuro asse anteroposteriore. Nella parte ventrale vengono specificate queste cellule di mesenchima primario, adesso le vedremo entrare. E buongiorno, queste cellule entreranno e al polo vegetativo avremo poi un'invaginazione dell'archenteron, formazione del blastoporo e quindi poi andiamo verso una larva pluteo ben formata. In questa larva pluteo in realtà distinguiamo anche un asse anteroposteriore e un asse destro-sinistro. Ok? Lo vedete? Questo, diciamo, dove c'è la bocca è il lato dorsale o ventrale? Eh? La bocca da che parte è? Ventrale. Ok? E invece l'ano è dorsale. Ok? Esatto. Quindi viene chiamato l'asse orale-aborale, però essenzialmente possiamo così semplificarcelo e pensarlo in termini di dorso-ventrale. Quindi esiste un asse dorso-ventrale e se vedremo esiste anche un asse destro-sinistro. Ok, poi ovviamente la larva, man mano che procede nel suo sviluppo, queste cellule che derivano da quelle più ventrali, quelle che oggi vedremo un po' più nel dettaglio, in cui la beta catenina rimane attiva, e sono queste cellule del mesenchima primario, iniziano anche a depositare delle spicole di carbonato di calcio, che saranno il futuro scheletro del nostro, della nostra larvetta. Ok, io non ho tempo di entrare nel dettaglio anche dell'asse anteroposteriore, però sappiate che appunto la storia che vi ho raccontato l'altra volta si può raccontare anche per
l'asse antero-posteriore ci sono delle molecole espresse in modo asimmetrico, questa volta non sono di derivazione materna, in realtà la storia è anche un pochino più complessa, però ve le cito perché sono delle molecole che ritroviamo e ritroviamo e ritroviamo nei metazoi, anche se sono apparentemente così diversi, però poi effettivamente forse questi lati dorsali sono parenti tra loro. Comunque, qui vediamo questa molecola che si chiama nodal, e nodal vedete che in realtà nelle prime fasi non è espresso, e lo vediamo però poi espresso dal lato della bocca, dal lato ventrale. È della famiglia del TGF-beta, quindi opera attraverso delle SMAD. Io adesso qui vi faccio vedere semplicemente, questa è un'ibridazione in situ, diverse fasi dello sviluppo, vi faccio vedere che è presente dal lato orale, poi però questo non vuol dire che sia fondamentale per il suo sviluppo, bisognerebbe dimostrarlo, ma adesso non abbiamo tempo. Ok, quindi, che cosa succede? Adesso che cerchiamo anche di ragionare in questa nostra larva in termini di antero-posteriore dorso-ventrale, ok, quindi ha una sua... ha degli assi. Ok, cosa succede alla gastrulazione? Essenzialmente abbiamo l'ingresso di questo mesenchima primario, queste cellule si distribuiranno a fare un cerchio dei Boy Scout nella parte posteriore, no, in realtà scusate, saranno poi a distribuirsi, vabbè, è un po' più complicato. Se non sbaglio vanno poi a fanno, vedete, si distribuiscono poi in realtà anche più su e più giù. Comunque fanno un cerchio un po' più verso la zona vegetativa e poi però avranno delle... questo cerchio è tutto connesso con anche altre striscette di cellule. E qui comincerà a essere secreto questo scheletro di carbonato di calcio. Ok, esiste poi un secondo gruppo di cellule mesodermiche chiamato il mesenchima secondario, secondary mesenchyme, che invece... se ne va un po' meno a spasso per l'embrione, cioè anche lui se ne andrà a spasso per l'embrione, però rimane molto attaccato alla cima invece dell'archenteron in formazione. E vedremo, in realtà è anche coinvolto nel aiutare la migrazione e l'allungamento di questo tubo, finché ovviamente per il momento si apre come ano, ma deve andare a sboccare come bocca sull'ectoderma, ok? Quindi all'inizio è un tubo cavo come una galleria, però a un certo punto sbucherà dall'altra parte, si fonderà con l'ectoderma e diventerà un canale. Ok, e siccome ne vedremo tante di queste wall mount oggi, cioè di questi embrioncini, cerchiamo di vederne qualcuno, così da riconoscere anche le diverse fasi. Questa è una blastula, e vedete queste celluline che iniziano ad accumularsi lì sul fondo, stanno entrando. Poi a un certo punto qui si inspezzisce, si forma questa invaginazione e vai, si parte, come se ci soffiassero come un big bubble, a gonfiarsi questo canale interno. Questo canale interno cresce, le cellule del mesenchima secondario si appiccicano alla porzione apicale della nostra larvetta e poi si fondono in realtà un briciolino più avanti. E nel frattempo il nostro cerchio di cellule mesenchimali inizia a produrre le spicole. Voilà. E qui ve lo faccio vedere semplicemente con un altro schema, in modo che ce l'abbiate veramente chiaro che cosa sta succedendo. Questa volta microscopia a scansione. Quindi qui vedete, questi sono stati spezzati a metà, ok, come un Ferrero Rocher. Lo apriamo e guardiamo cosa c'è dentro e vedete le cellule che iniziano a migrare, qui l'archenteron che sta cominciando a formarsi cresce sempre di più finché va a sbucare dall'altra parte, d'accordo? E ci sono poi anche dei video che potete guardarvi con calma a casa, tanto si capiscono molto bene. Ok, e qui vedete in realtà poi queste cellule che adesso seguiremo un po' più nel dettaglio, che iniziano a formare queste spicole. Allora, com'è che però
appunto noi partiamo da delle cellule che si somigliano un po' tutte, anche se qualcuno ha ricevuto delle istruzioni specifiche dalla mamma, e lentamente si differenziano. Progressivamente si differenziano. Allora, c'è un lavoro che è iniziato con questo Eric Davidson, proprio nel Riccio di Mare, nel cercare di trovare la logica del circuito genico che regola tutto questo, ok? Quindi identificare quelli che sono i geni chiave e cercare di capire in che rapporti sono tra di loro e descrivere tutto questo come se si trattasse di un circuito logico, ok? Nell'idea che il rapporto relativi tra i geni siano costruiti come in un circuito logico. Io attivo te, tu reprimi me, che reprimo lui, che però attiva te. Ok? E quindi esiste tutta una serie di relazioni logiche che unisce questi geni in un network. E questo network è caratterizzato da diversi stati. A seconda di quelli che sono gli elementi attivi, di chi c'è, allora i geni interagiranno tra loro in un certo modo o in un altro modo. Adesso proveremo a vederlo un po' più meno in modo così teorico. Però il concetto di disegnare questi network di regolazione genica è quello di capire come, e questa è una domanda fondamentale della biologia, come le informazioni spaziali e temporali sono codificate nel nostro genoma. Ok? Quindi le cellule sanno di essere caudali, dorsali, ok? E che all'inizio dello sviluppo fanno certe cose, un po' più avanti ne fanno altre, ok? Allora questo spazio e tempo, che poi diventa il pattern che è lo sviluppo, come sono codificate nel genoma? Sono scritte nel genoma, ma in che linguaggio? Allora il linguaggio probabilmente è proprio la logica di questi gene regolatori networks. E quindi quello che loro cercano di fare è di costruirli per ogni cellula e per ogni fase dello sviluppo. Quindi vedendo quali sono i geni importanti, come sono regolati tra di loro, dove vanno su, dove vanno giù. Ok, e ovviamente lo schema che ne viene fuori, cioè l'idea è fantastica, secondo me bisogna metterselo in testa in questo modo qua, però ovviamente tenete conto, questo è molto semplificato, ok? Cioè in una cellula i geni espressi sono decine di migliaia. Qui ne vediamo una decina, 20, così. Quindi, ovviamente questo concetto di scriverli in questo modo è un pochino semplificato e poi alla lunga diventa illeggibile forse addirittura. Però ci aiuta a capirlo. Vengono comunque indicati i geni chiave e bisogna anche considerare che tutto questo è iniziato prima che fosse di entrare nell'era del genoma, nell'era genomica. Quando ovviamente il numero di geni che si conoscevano erano limitati. Ecco però, quello su cui voglio attirare anche la vostra attenzione è che oggigiorno possiamo scrivere dei network come questi su base, diciamo così, probabilistica, conoscendo migliaia di geni, ipotizzando come sono le loro interazioni, bla bla bla. In realtà questo che vedete lì, e che poi c'è un sito a cui potete anche così andarlo a guardare più nel dettaglio, invece è, come dire, puramente sperimentale. Cioè, per ogni link è stato messo perché c'erano tutta una serie di dati sperimentali che lo supportavano. Siamo sicuri che questi geni interagiscano, che siano espressi in quel momento, che siano controllati gli uni dagli altri. D'accordo? Ok. Ok, ovviamente appunto, però questo iniziava prima del genoma. Adesso c'è la possibilità di un'accelerazione, c'è stata in effetti negli ultimi anni una fortissima accelerazione, perché nel 2006, che se vedete non è neanche tanto tempo fa, sono appena 10 anni, nel 2006 esce finalmente completato il genoma del Riccio di Mare. E perché è importante avere il genoma? Secondo voi, perché è importante avere il genoma? Per quello che ci siamo chiesti prima. Cosa mi permette di fare il genoma? Dai, spariamo qualcosa, poi andiamo avanti, se no non finiamo più. Ce ne sono mille di cose utili nell'avere il genoma per fare uno studio di questo tipo.
Formazioni spaziali e temporali, quando leggi proprio le basi, non è che le vedi, eh. Tu ti stai chiedendo come i geni tra di loro, i geni che sono tutti sulla stessa linea, venga fuori uno, venga fuori l'altro, reprima uno, reprima l'altro, in certi momenti, in certi posti. Tu ti stai chiedendo come funziona la regolazione di questi geni. Quindi intanto avere tutta la sequenza ti permette di andare a beccare sequenze regolative che non avevi immaginato, giusto? Quindi le sequenze regolative potenzialmente ce le hai tutte, le puoi cercare su tutto il genoma e averle tutte a disposizione. Puoi cercare geni candidati che non avevi in mente, che non avevi pensato. Vabbè, qui vi ho messo uno schema, però se tu hai, non per forza devi trovarlo attraverso un mutante, ti deve capitare il mutante e dire: ah cavoli, questo è interessante, fai un sacco di lavoro per cercare di capire qual era il gene mutato, perché è mutato in un modo interessante. In questo modo qua tu puoi andare a cercare geni omologhi a un gene che già conosci, puoi andare appunto a trovare candidati sulla base di funzioni che già si sanno per geni precedenti. Sapete cos'è il gene ontology? Mai sentito nominare gene ontology? Il gene ontology sono le annotazioni sui geni, quindi io non cerco solo su base di sequenza, ma anche sulla base della funzione. Comunque, insomma, faccio tutta una serie di screening e poi posso fare appunto anche dei sequenziamenti, posso fare i cosiddetti chip-seq. Sapete cos'è un chip-seq? Non ci entro, ma lo sapete, ok? Quindi io però per fare i sequenziamenti ho bisogno del genoma, perché io mappo su un genoma, se no non sequenzio un bel niente, d'accordo? Va bene, allora detto ciò, quindi ovviamente siamo all'inizio di questa nuova era degli studi di Riccio Di Mare, quindi in realtà gli effetti li vediamo ancora in parte minima, però si iniziano già a vedere. Ok, però appunto con tutte queste meraviglie di informazioni adesso possiamo cercare di decodificare questo gene regulatory networks e identificare quelli che sono degli stati di questo network, identificando i diversi stati del network con diversi tipi cellulari e diversi lineage, ok? E quindi vedete che qui il epigenetics landscape di Waddington diventa un po' meno così astratto, la pallina che rotola è un pochino più concreto. Quindi partiamo dai maternal inputs e all'inizio abbiamo, come dire, tre stati del nostro gene, dei nostri gene regulatory networks. Uno per l'ectoderma, uno per l'endoderma e una per i micromeri, che si stanno specificando. Ok? Poi ovviamente i geni che vengono attivati iniziano a interagire tra di loro, le cellule si dividono, quindi ci si cominceranno a stabilire anche qualche lineage più, come quelli che abbiamo visto delle cellule staminali, e pian piano cominciamo ad identificare diversi stati, tutti diversi tra di loro. Quindi queste sono cellule che esprimono geni diversi, ok? Questo è il modo in cui lentamente il trascrittoma, che se volete nell'uovo era una sola cellula, quindi era un unico trascrittoma, lentamente si modifica. E che cos'è che controlla tutto questo? Cos'è che lo guida in modo preciso? Ok, e oggi in realtà vedremo un po' più nel dettaglio questa storia qua. Partendo proprio da questo segnale di beta-catenina che abbiamo visto. Vi ricordo solo molto velocemente, queste cellule sono i grandi micromeri, sono quelli che entreranno nel celoma a dare la parte scheletrica, ok? Sono il mesenchima primario o scheletogeno. Allora, quindi vediamolo un po' proprio come è scritto in questo network, che secondo me è utile. Qui vedete, volendo, sul sito fatto da questo Davidson ci sono anche i tempi, quindi c'è il tempo, noi possiamo vedere colorarsi i geni a seconda di quando sono accesi e quando sono spenti in diversi momenti dello sviluppo. Qui siamo a 6 ore dalla fertilizzazione, quindi all'inizio. Abbiamo detto che le primissime fasi c'è trascrizione genica? No,
ok? La cellula divide e replica, divide e replica, divide, cioè replica il DNA e si divide, replica il DNA e si divide. A un certo punto rallenta un po' e comincia a essere trascritto qualche gene. Uno dei primissimi geni che viene trascritto, geni zigotici, vedremo, è specifico, perché anche quelli interessano, ne sono stati visti tantissimi, ok? Un gene che però sembrava interessante è questo PMAR1. PMAR1. Perché è un gene espresso nei grandi micromeri ed è uno dei primi geni espressi. Vedete che qui le cellule sono ancora grosse, siamo allo stadio, adesso non mi ricordo più di quante cellule, ma 60 o una cosa del genere. Comunque è espresso molto precocemente in queste regioni ventrali, lì dove abbiamo visto la beta-catenina era stabilizzata. E in effetti possiamo dimostrare che la beta-catenina controlla direttamente l'espressione di questo gene, ed è questo segno che vedete qua. Questo vuol dire che la beta-catenina, aspettate, seguiamola, beta-catenina citoplasmatica, questo non lo so cosa vuol dire, ci devo pensare, comunque interagisce, diventa nucleare, viene stabilizzata, diventa nucleare e interagisce col TCF, quindi rimuove la repressione di alcuni geni, ne attiva altri, e appunto la beta-catenina nucleare va ad attivare il gene PMAR1. Vediamo già qui che la questione è un pochino più complessa, ci sono altri geni materni identificati per ora, magari ce ne saranno altri ancora, come per esempio questo OTX, che è un'altra, in realtà l'RNA di OTX viene messo dalla mamma, se non sbaglio, non la proteina, ma fa lo stesso, perché la trascrizione non avviene nelle prime fasi, ma la traduzione, quella non ha nessun problema, i ribosomi sono lì e funzionano felicemente, ok? Quindi questo gene OTX, che è già presente in questa regione ventrale, interagisce con la beta-catenina e accende il mio gene PMAR1. Ok, essendo che PMAR1 è proprio fortemente dipendente da questo evento, nelle altre cellule questo non succede. E quindi già vediamo come lo stato di regina regolatore network cambia. Ok? Queste cellule, queste qui, sono diverse, iniziano a differenziarsi, ma in che cosa sono diverse? Nell'espressione di qualche gene, però fondamentale. Vedremo, questi sono i geni che danno il là. La... Quindi in un appartamento comincia un concerto, mentre negli altri si canta tutt'altro, scantano l'heavy metal, invece di lì hanno dato il là e parte il minuetto, va bene? Ok, e però vediamo anche un'altra cosa interessante. Guardate cosa va a attivare la beta-catenina in queste cellule. Qui siamo nel primary mesenchyme cells, PMC vuol dire quello, primary mesenchyme cells, quindi sono questi grandi micromeri che diventeranno il mesenchima primario. Guardate cosa va a attivare anche la beta-catenina. WNT 8, non si legge, WNT8, lo vedete? Questa riga blu, la riuscite a seguire? Finisce sul gene WNT8, questo vuol dire sequenza regolativa, attivo, vedete c'è una freccia, attiva il gene WNT8. Cosa fa WNT8? Inizia ad essere espresso, viene secreto, vedremo, influenza il fenotipo delle cellule vicine, è un segnale, viene recepito dalle cellule vicine e altererà i loro network genici in un certo modo, che però in realtà è diverso dal modo in cui altererà il network genico di queste cellule. Perché attraverso Frizzled inibirà la GSK3 e quindi che cosa succede qua? Cioè WNT8 attiva beta-catenina, beta-catenina attiva WNT8 che attiva beta-catenina. Cosa succede di questo? Sapete come si chiama? Feedback positivo. Questo è un feedback positivo. Il feedback positivo cosa fa? Si automantiene. Ok? Diventa indipendente dal segnale della mamma. La mamma ha lasciato discepolo. In realtà forse anche qualche mRNA di WNT8. Comunque ha lasciato forse anche un po' di WNT, non solo di discepolo. Ma comunque ha lasciato il là. Dopodiché questo circuito si automantiene, la beta-catenina
continua a essere stabilizzata da sola grazie a un circuito a feedback positivo. Ok? E questo mantiene attivo questo circuito quel tanto che basta da avere un'attivazione di questo PIMAR1 abbastanza solida. E perché in realtà non farà solo PIMAR1 la beta-catenina, ok? In questo schema è stato messo PIMAR1, gli si dà importanza. Perché? Perché ci sono dei dati sperimentali che ci dicono che PIMAR1 è importante per la specificazione di questi mesenchima, primary mesenchymal cells. E perché? Vabbè, ovviamente il fatto che sia espresso tra i primi, uno dei primi geni che viene espresso in queste cellule, dici, ma vuoi vedere che è importante per poi condizionarne il destino futuro? Condizionarne lo stato del gene regulatory network futuro, perché potremmo chiamarlo così adesso il loro destino. Ok, e come si fa? In realtà bisogna fare un esperimento per verificare se PIMAR1 è davvero così importante per essere primary mesenchymal cells. E come lo faccio questo esperimento? Allora, io posso iniettare PIMAR1, l'RNA, nell'uovo. Il bello di questi animaletti che si sviluppano così rapidamente e in cui il citoplasma dell'uovo, più o meno il citoplasma anche della larva matura, ok? E che io posso mettere una bella quantità di mRNA e quello verrà ereditato dalle cellule man mano che si dividono, d'accordo? Quindi io posso fare il nonno, scienziato col camice, che lascia anche lui delle istruzioni all'embrione, gliele metto, io le inietto. Quindi inietto del mRNA di questo PIMAR1. E in questo esperimento specifico è stato iniettato anche una delta caderin, quella caderina mutata, quella solo con la parte interna. Che cosa faceva? Cosa fa la caderina? Lega la beta-catenina, le impedisce di funzionare. Quindi qualunque cosa, io so che la beta-catenina attiva PIMAR1, ma voglio togliermi tutto quel meccanismo di regolazione, voglio pensare a valle della beta-catenina. Non sarebbe neanche necessario, però in realtà, vabbè, questo è un esperimento più complesso in questo lavoro. Comunque, che cosa viene fatto? Quindi io produco un embrione totalmente PIMAR1izzato, in cui tutte le cellule, dall'inizio del loro sviluppo, possono iniziare l'espressione di PIMAR1, quindi di mettersi in questo stato di gene regulatory network. Allora, avere PIMAR1 attivo dall'inizio condiziona lo stato successivo del mio gene regulatory network? Ok? Questa è la domanda. Quindi condiziona il fate, il destino delle cellule, quindi quanto è importante PIMAR1 nel prendere quel destino? Allora, si può fare in tanti modi, loro decidono di farlo in questo modo qua. Prendono un embrione, lo PIMARizzano completamente, cioè overesprimono PIMAR1 in tutte le cellule, poi cosa fanno? Prendono un mesomero, quindi siamo a che polo dell'animale? Siamo al polo vegetativo o al polo animale? Siamo al polo animale, molto lontano dai mesomeri. Sono questi che normalmente diventerebbero mesenchima primario, ok? Quello stato normalmente viene attivato solo in queste cellule, in cui c'è la beta catenina. Noi invece ne prendiamo una completamente diversa, unrelated, totally. E la prendi e la metti in un embrione in cui invece i mesomeri li hai tolti. E io posso dimostrare che se tolgo i mesomeri non c'è gastrulazione, non c'è ingresso di primary, cioè non ci sono altre cellule che vengono rispecificate, ok? Nessuno prenderà le parti di quelle cellule se io le elimino, ok? Quindi io prendo un embrione, questo qua bianco, elimino quelle che sarebbero diventate primary mesenchyme, quelle che avrebbero dato lo scheletro, insomma, e le sostituisco con un mesomero, quindi una cellula che non c'entra niente, in cui però io ho overespresso PIMAR1. Ok? E cosa mi aspetto che succeda se PIMAR1 è così determinante? Sì, certo, se no è difficile. Poi guarda qui, sì, perché non si sa, non è più pulito l'aspetto, potresti pure lasciarlo.
Ecco, in questo modo. Ovviamente aggiungi anche del destrano rodolino, vuol dire una cosa colorata. In modo da poterle seguire, perché sono quelle cellule, sono colorate e quindi tu le vedrai. È chiaro la logica dell'esperimento? Quindi una cellula che non sarebbe diventata quello, gli esprimo PMAR1, la metto lì e vediamo cosa fa. Sapete cosa fa? Fa quello che normalmente fanno le primary mesenchyme cells. Questo è il modo più pulito di dimostrare che una cellula si è trasformata in un altro tipo di cellula, ok? Più che far vedere un marcatore, un vitro o altre cose, far vedere che fa quello che normalmente avrebbe fatto, insomma, quel tipo di cellula in vivo, quello è il modo più netto. E quindi quello che questi autori vedono effettivamente è che questo mesomero, quindi cellula che non c'entrava niente, da solo, che ha iniziato ad esprimere PMAR1, dà origine a delle cellule primary mesenchyme che entrano nell'embrione e fanno quello che normalmente fanno quelle altre cellule. Entrano nell'embrione, si mettono a cerchio e iniziano a produrre delle spicole di carbonato di calcio. Ok? Sono state trasformate, abbiamo cambiato il loro destino con questo master gene, come volete chiamarlo, insomma. Quindi c'è un gene fondamentale determinante che da solo è sufficiente per indurre quel fenotipo. Quasi pericoloso, ma veramente basta un gene. Se quel gene è mutato, è niente. Ok, e questo si può anche dimostrare. Ok, che cosa fa a questo punto però PMAR1? In questo caso abbiamo identificato un gene solo, a volte ce n'è più di uno, però insomma tendenzialmente questi geni, diciamo, che danno il là, che fanno partire un programma di sviluppo, non sono mai così tanti. PMAR1 che cosa fa? A sua volta, a cascata, in questo fiume lungo le pendici del Monte Waddington, fa partire l'espressione di geni più specifici del differenziamento. E di nuovo noi possiamo isolarne qualcuno, fare l'ibridazione in situ e cercare dei candidati che siano particolarmente espressi in modo particolarmente precoce o i cui mutanti mi danno dei problemi allo scheletro. E per esempio uno di questi geni interessanti è questo ALX1, che vedete anche lui è espresso in questi micromeri e che viene su quando PMAR1 va su. Però com'è che è, invece, questo è interessante, com'è controllato ALX1, così come altri suoi congenti che poi saranno specifici, magari aspettate, ce l'avevo da qualche parte, eccolo qua, questo è ALX1, così vediamo anche di chi stiamo parlando. Adesso vabbè, a parte i mutanti, lo vediamo anche qualche mutante. Questo è l'uovo, le prime divisioni. Vedete, qui comincia ad andare su, questo bluetto, un po' si intravede, no? Questo è un po' più blu. Inizia ad andare su e tra l'altro all'inizio sembrerebbe essere espresso in modo aspecifico, anche in cellule che non c'entrano niente, questo LX1. Però vedete che man mano che qui è quando più o meno PMAR1 inizia ad essere espresso, subito dopo che PMAR1 inizia ad essere espresso, vedete che abbiamo così un instaurarsi più forte della sua espressione in queste parti ventrali. Diventa sempre più vegetativo. Diventa sempre più vegetativo. Qui vedete, in realtà sono due, questo è visto da sotto, questo è visto dal fianco. E poi vedete che questi due spot qua, questo è il cerchio di cellule mesenchimali, è proprio molto specifico per la linea mesenchimale primaria, ok? Quindi queste primary mesenchyme cell, se li riuscite a riconoscere, lo vedete che sono loro questi due punti o no? Se no ci torniamo velocemente alla nostra larvetta qua. Questi entravano e si mettevano in un cerchio, adesso vediamo se lo vedete, eccolo qua, questo è quel cerchio, quindi lì lo vedevamo da davanti oppure da sopra, così, primarie, stiamo seguendo sempre quelle, primary mesenchyme cells, sono queste qua viola, violette o rosse a seconda degli schemi. Qui sono queste altre qua. Ok? E che
si mettono in questo cerchio che a due, in due spot particolari sui fianchi qui iniziano a produrre queste spicole. Quello che vedete qui in questa ibridazione in situ, se riuscite a vederlo, è il massimo. Questo è visto da sotto, questa linea invece è visto da davanti, e che questo ALX1 inizia un po' più tardivamente rispetto a PIMAR1, ma specifico per quelle zone che diventeranno il mesenchima primario. E poi le cellule del mesenchima primario, adesso qui non ce l'ho un forte ingrandimento, mi dispiace, ce l'hanno tutte. Qua, questo è il cerchio, questo è visto da sopra. Quel cerchio di cellule, quelle, i puntini blu che vedete qua sono quelle. Chi non è mesenchima primario è LX1, non lo esprime, ok? Quindi è un gene specifico di quella linea cellulare. Attenzione però, è un fattore di trascrizione. E come lui ne vedremo, ce ne sono altri, come TBR e TS1, ma in realtà ce ne sono anche molti altri. Ok, e che cos'è che però è interessante dal punto di vista del meccanismo di regolazione? Come viene regolato tutto questo? Il meccanismo di regolazione è quello del double negative gate, cioè di un cancello del doppio negativo. Sarebbe a dire, in realtà PIMAR1 non è un attivatore, PIMAR1 è un repressore. È un repressore della trascrizione. E reprime un altro repressore, ubiquitario questa volta, quindi un gene che è espresso dall'inizio, da qualche parte l'avevo anche messo, questo è SC, forse si vede anche qua, vedete questo gene SC? Questo gene SC è un gene che è espresso praticamente in tutte le cellule, tranne in queste cellule al polo vegetativo. Questo è un gene ubiquitario, sta dappertutto, ma quando la beta-cadenina mi induce l'espressione di PIMAR1, invece viene represso da PIMAR1, in modo molto specifico. Okay? Quindi PIMAR1 reprime un repressore, repressore che reprimeva i geni di quella linea differenziativa, ALX1, ETS1, TBR1. È un metodo forse fin curioso, cioè c'è un repressore che reprime il differenziamento in termino scheletrico in tutto l'embrione. Ok? Quindi le cellule di altre regioni dell'embrione, al polo apicale per esempio, o in altre regioni dell'embrione, non procedono lungo questo differenziamento scheletrico, perché questo differenziamento è attivamente represso. Ok? HESC è in tutto l'embrione e reprime i geni del differenziamento scheletrico. Tu devi diventare una cellula epidermica. Tu diventerai un bellissimo ectoderma. Lascia perdere quel mesoderma schifoso. Ok? È chiaro questo? Quindi c'è una repressione ubiquitaria che in modo specifico, in modo focale, viene inibita dalla presenza di PIMAR1. E questo si chiama appunto double negative gate. Tra i geni che vengono inibiti da SC c'è anche il mitico delta. Sapete cos'è delta? Sì, dimmi. SC è un repressore, è anche lui un gene zigotico, cioè vedete che sale, lo vedete qua, riuscite a riconoscere più o meno? Un po'? Questa è l'espressione di SC, non è espresso nell'uovo, l'mRNA non c'è, inizia a essere espresso quando parte la espressione dei geni zigotici, alla cosiddetta transizione della blastula intermedia. Sembra di stare nel Signore degli Anelli. Ok? Ed è essenzialmente ubiquitario. Tutte le cellule esprimono questo repressore. Questo repressore però non è espresso nelle porzioni vegetative, nei mesomeri, quindi quelle cellule che diventeranno il primary mesenchyme cell, le cellule che diventeranno scheletriche, quindi nella linea
scheletrica, nel lineage scheletrico, non è espresso lì perché lì viene represso da PIMAR 1. Ok? E quindi la repressione di questo gene fa sì che venga tolta la repressione ad altri geni che invece guidano il differenziamento del destino scheletrico. E che adesso vedremo. È chiaro? In realtà l'idea che adesso questo ci può sembrare un pochino buffo, però effettivamente quando tu scegli di diventare un biologo, la via architetto la devi reprimere, d'accordo? Questo è comune, è normale, cioè quando tu prendi una decisione, le altre le devi reprimere, se no sarai sempre lì nel dubbio e non diventi né carne né pesce, ok? Quindi le scelte devono essere precise, nette, e per essere nette devono reprimere le scelte alternative. Ok, quindi chi diventerà ectoderma deve reprimere il mesoderma, se no facciamo pasticci. Ok, e però la cosa interessante di questo meccanismo qui è che attraverso la repressione di HES-C noi togliamo anche la repressione di delta, quindi induciamo in modo specifico in questa zona dell'embrione e solo in quelle cellule lì l'espressione di delta, e delta sapete che è il ligando di Notch. E Notch e Delta le abbiamo visti, le sfide all'ultimo sangue, chi sarà Notch e chi sarà il Delta Expressing. E in realtà attraverso questo meccanismo ovviamente noi diamo un vantaggio deltistico a questa cellula, oh là là, quindi in una sfida Delta Notch tra queste due cellule noi diamo un bel vantaggio deltistico a qui, e questo stimolerà Notch dall'altra parte inibendo Delta e in realtà portando la cellula VEG2 a prendere un fenotipo diverso. E sapete che cosa succedeva se io prendevo questi micromeri e li trapiantavo in una zona diversa dell'embrione? Vi ricordate? Li staccavo da sotto e li mettevo sopra. Cosa succedeva? Li staccavo dal polo vegetativo, li mettevo sul polo animale. Vi ricordate cosa succedeva? Cosa succedeva? Lo rivediamo velocissimamente. Eccolo qua, questo esperimento qua. Se io li prendevo, li piazzavo qua, non solo loro se ne fregavano e andavano per la loro strada, rimanevano primary mesenchyme cells entrando e facendo spicole, ma condizionavano il destino dei vicini. Quindi quello che sarebbe dovuto essere ectoderma, in realtà, vi ricordate, veniva rispecificato e diventava endoderma e si invaginava a fare un altro archenteron. Quindi aprivo un nuovo blastoporo, facevo una chimera, un siamese, scusate. È chiaro? Quindi che cos'è che media questa rispecificazione? Sono dei segnali espressi da queste cellule qua. E questi segnali sono di fatto questi, sono che condizionano il fenotipo del vicino, condizionano il fenotipo del vicino questi segnali qua, delta che andrà e anche quint 8, e poi ovviamente ce ne saranno altri, però questa cellula qui esprime una serie di fattori che condizionano, che inducono dei geni nelle cellule vicine, quindi ne condizionano lo stato del gene regolatory network. Ok? È chiaro? Succede come qui abbiamo visto che c'è HES-C che viene inibito, a certi geni che vengono attivati, di lì succede la stessa cosa. Ci saranno dei geni specifici per il differenziamento dell'endomesoderma che vengono attivati. Ok? Quindi non avremo i geni del mesoderma, ma ne cominceremo ad attivare degli altri che mi portano verso l'endomesoderma. La cellula ancora vicina, che riceve meno Wnt e non ha la segnalazione di Notch, attiverà degli altri geni ancora. Ok? E così lentamente questi stati del gene regulatory network cambiano. Quindi questo attiverà certi geni che lui non attiva, nel frattempo dà una segnalazione qua per attivarne degli altri.
E che cosa succede? A valle di tutto questo partono i geni del differenziamento. Vediamo se riesco, adesso l'avevo messo qualcosa. Vabbè, in realtà in questi geni qui, senza entrare troppo nel dettaglio perché dovremmo aprirlo e guardarcelo, guardatevelo a casa, però in questi geni del differenziamento noi troviamo un altro tipo di regolazione, di network, di rapporto regolativo tra i vari geni, che sono molto spesso quello di feed forward loop, che sarebbe, vediamo se qua si vede un po', no? Dove l'ho messo? Qua. Qua un pochino si vede. Questo è ALX1, ETS1 e anche Delta, vabbè, che vengono attivati dalla inibizione della repressione di SC. Ok? Qui è l'inizio, questo è il La. La. Dopodiché non è che per forza questo La deve stare lì tutto il tempo. La. Ah già, cavolo, mi sono dimenticato di essere mesenchima. Noi vorremmo che a un certo punto la cellula decidesse di essere mesenchima e se lo ricordasse da solo, senza bisogno di avere un gene che continuamente dice mesenchima. Ok? E quindi esistono in realtà delle cascate geniche che poi cercano di automantenersi. Quindi avremo appunto questi feed forward loop, per cui qui vedete che ci sono pochi geni che vengono attivati, però questi geni poi insieme a questi altri geni, quindi ALX1 insieme ad altri geni che lui stesso ha attivato, va poi ad attivare i geni del differenziamento. Quindi questi sono per esempio geni coinvolti nella biometerializzazione, questi nella migrazione, questi per fare la fusione cellulare, perché queste cellule mesenchimali si fonderanno per mettere giù le spicole. Ok, però questi che sono, diciamo, geni più di attività, no? Che fanno enzimi, che producono, fanno qualcosa di specifico, quindi il mestiere della cellula scheletrica, questi vengono attivati da questi geni insieme ad altri geni che loro stessi attivano. Questi si chiamano feed forward loops, così, fatto così. E si instaureranno poi anche una serie di feedback loop che manterranno questo livello di espressione. L'idea è di rendere queste traiettorie il più possibile unidirezionali, ok? Quindi questa pendenza che noi vediamo nel coso di Waddington, come se ci fosse una forza che impedisce alla mia cellula di tornare indietro, questa forza in realtà è scritta nella logica, non è una forza, come dire, fatta in Newton, ma fatta di logica del circuito. Il circuito ha una logica per cui tende ad automantenersi ed andare verso uno stato che poi si automantiene per rapporti tra i geni. Scusa, dimmi. Esatto. Esatto, a prescindere dai segnali induttivi. A un certo punto di emanciparsi dal segnale induttivo e mantenere il proprio stato di differenziamento. Questo è il differenziamento. Quando diventa stabile. Il feedback è un ciclo che si automantiene. Io ti dico sei bravo, tu mi dici sei bravo e tutti e due ci sentiamo bravi per sempre. Ok? E invece il feed forward è quello di, come dire, amplificare. Cioè io attivo questo gene ma non lo attivo da solo, nel frattempo attivo anche un altro gene e quindi in due attiviamo questa cosa qui. Quindi non sono più sempre solo necessario io, ma c'è anche un mio amico e poi c'è anche un altro mio amico e poi c'è ancora un altro mio amico. Nel rendere più stabile questa espressione qua. Ok. E poi ovviamente tutto questo andrà, può essere ancora più fissato. Qual è il meccanismo che fa sì che magari certi geni non devo più stare prima, ma sono repressi per sempre? E a un certo punto chiamerò delle istone, insomma, modificazioni, metilerò, farò quello che devo fare al mio genoma, a certi geni, e quelli li reprimerò in modo definitivo, in modo da non dover avere sempre in giro il repressore.
Questo ovviamente semplifica anche e fissa, rende quello anche quella gestione epigenetica, ovviamente contribuisce molto, anzi direi, all'unidirezionalità della nostra traiettoria di sviluppo. Ok, allora, e a questo punto, però possiamo così entrare, visto che noi facciamo biologia dello sviluppo, però vogliamo vedere poi, al di là della teoria, come queste cose vengono messe in pratica, entrare in quello che è il programma differenziativo di questa particolare gruppo di cellule, che sono queste primary mesenchyme cells. Questo qui è Scratch, avete mai giocato con Scratch? Io ci gioco con mio figlio, ma vabbè, è divertitissimo. Così, no, ma per imparare a programmare, io non avevo la più pallida idea, mi serve un po', in realtà mi è servito molto più questo che altre cose che ho fatto online, a imparare qual è la logica di un programma, di scrivere un programmino. Vabbè, ma questo non c'è niente, giocate con Scratch che è utile e divertente. Allora, detto ciò, ok, e quindi vediamo come poi questa via differenziativa prende atto. Quindi seguiamo la carriera di una giovane primary mesenchyme cell da quando si iscrive all'università delle primary mesenchyme cell a quando poi diventerà una primary mesenchyme cell professionista. Ok, allora all'inizio abbiamo detto la blastocisti è un epidermi, è un epitelio monostratificato, quindi c'è una lamina basale, c'è uno strato ialino in realtà secreto dalle cellule stesse e poi ci sono queste ciglia motili, perché sapete, queste blastule in realtà girano felici da sole nel mare, sono molto autonome come embrioni e sono ciliate e vanno in giro. Che cosa succede a un certo punto? La cellula, che però sente dentro di sé un destino diverso, deve fare il mesenchyme, deve andare a fare delle spicole dentro il corpo dell'animale. Prima cosa che deve fare appunto è abbandonare questo epitelio. E in un processo che ritroviamo in un sacco di altri ambiti, che viene chiamato epithelial to mesenchymal transition, ed è importantissimo, i meccanismi che regolano l'epithelial to mesenchymal transition, facciamone uno, il problema di sanità pubblica, dov'è che questo, in che patologia questo meccanismo potrebbe diventare pericoloso? In un tumore, ok? Finché la cellula tumorale è lì appiccicata a tutte le altre, ma quando comincia ad andarsene per i fatti suoi, non siamo contenti, siete d'accordo? E quindi questo in realtà è qualcosa che succede, in realtà succede naturalmente. Esiste un programma genetico per fare questo e che magari poi il nostro cellula tumorale come si dice quando dirottano la dirotta. Allora, questo programma genetico appunto che cosa fa fare alla mia cellula? La fa lentamente distaccarsi dal resto dell'epitelio, diventa globulare e se ne va in giro per il celoma. Che cos'è che deve succedere dal punto di vista molecolare perché questo possa attuarsi? Sotto, ragazzi, con le ipotesi. Ci deve essere adesione con le altre cellule, deve cambiare. Con la sostanza extracellulare? Ma chi lo sa? Forse sì, forse no. Però sicuramente con le altre cellule l'adesione deve cambiare. Quindi dovremo down regolare, fatemi il nome di una classe di molecole, in un epitelio, riconoscimento cellula-cellula e adesione cellula-cellula, le caderine. Le caderine per forza devono andare giù, o cambiare, o diventare delle altre caderine. Ok, ve lo faccio vedere prima velocemente con un video. Questo l'ho preso da una presentazione che c'è online. Ok, qui le vedete qui sotto come
lentamente alla superficie qui diventano sempre più sottili, sempre più piccola la superficie che contatta la parte apicale, e invece diventano globiformi. Questo è un altro video in cui invece è stato colorato un singolo blastomero, inserendo, se non sbaglio, del DNA di qualcosa che adesso non vi saprei dire. Comunque sembrerebbe una... Qui vedete solo la fluorescenza e qui è sovrapposto con i normaschi. E qui vedete che sembra abbastanza membranale, non lo so che cos'è esattamente. Però vedete la cellula che mantiene ancora il contatto con la superficie apicale, ma lentamente cerca di staccarlo, e qui si è staccato. Vedete, sono diventate un globetto. Qui sono agganciate e qui si staccano. Quasi, e quando si staccano sembra quasi come un elastico che si è staccato. Boom. Come succede esattamente? Ovviamente sarebbe interessante capirlo. Probabilmente c'è un restringimento qua. Quando tu schiacci il citoplasma qui, non lo so in realtà come succede esattamente, però è possibile che schiacciando, come con un palloncino, lo faccio sburtare da fuori. Insomma, una serie di cose possono succedere, non sono così semplici da misurare neanche da descrivere. Sicuramente uno dei primi punti che è stato studiato è quello dell'adesione. Vi ricordo molto velocemente quelli che sono le diversi tipi di adesione che abbiamo su un epitelio: tag, anchoring, che sono adherens e desmosomi, e questo ve lo faccio vedere adesso perché ci ritorneremo più e più volte. Questa è la giunzione aderente, dove ci sono le caderine e dove ci sono questi fasci di filamenti, microfilamenti, filamenti di actina. In realtà questa si chiama actin belt, è come una cintura che sta sulla superficie apicale. Questo in tutti gli epiteli. C'è questa cintura. Ed è una cintura che, in realtà lo vedremo meglio dal punto di vista molecolare, in altri esempi vedremo più avanti, però questa cintura può stringersi, può schiacciarsi, grazie all'intervento di un'altra molecola che si chiama... Che bravi! Ok, la miosina, actina e miosina, interagiscono tra di loro e i filamenti di actina possono stringersi tra di loro, esercitare una forza. Quindi come, diciamo, il laccio di una borsa. Avete presente quelle borse, quelle di monete d'oro del Medioevo, con il laccio? Se io stringo quel laccio, chiudo la parte apicale della borsa e la lascio più gonfia sotto. Voilà, e ovviamente ci sono le integrine, eccetera, eccetera. Allora, un esperimento che è stato fatto negli anni 80 in realtà è stato proprio quello di misurare la forza di adesione in dine di queste cellule nelle diverse fasi dello sviluppo, per cercare di descrivere effettivamente questo cambiamento. E che cos'è che è stato visto? Qui vedete la forza con cui la cellula aderisce alla membrana ialina. Alle altre cellule della gastrula, quindi all'epitelio, e alla lamina basale. Non è semplice, è un esperimento del genere, se ci pensate. Bisogna isolare le cellule, essere sicuri di aver preso le cellule giuste, creare un tappeto epiteliale, creare un tappeto di basallamina, creare un tappeto di ialina, poi le centrifugavano e misuravano quante se ne staccavano. Ok? Un lavorone pazzesco. Che però ha dato un risultato. Cioè, che cos'è che vediamo qua? Le vediamo staccarsi in una, appunto, in modo un po', se volete, premolecolare. Ma comunque avendo un quadro più globale. Queste sono le cellule quando ci sono a 16 stage micromers, quindi quando le cellule sono appiccicate tra di loro, e vedete che sono, hanno, diciamo, poca adesione per la basallamina, diciamo un po' meno per tutte quante. Ma guardate che cosa succede quando le cellule iniziano a migrare.
perdono adesione in realtà contro tutto, sia contro l'oialino che contro il monolayer della gastrula che contro la basallana. E da che cosa è dovuto questo? In realtà adesso iniziamo a vederlo dal punto di vista molecolare. Ci sono dei cambiamenti nelle molecole di adesione, ma guarda un po', che sorpresa! E per esempio, se anche semplicemente, ovviamente ci sono dei dati più quantitativi con PCR, con Western blot, eccetera, eccetera, però più moderni e più quantitativi, anche semplicemente un'immunistochimica con, anzi questa è una caderina ricombinante, GFP, vedete come queste cellule non esprimono meno le caderine. Vedete? Questa è la caderina, quella diciamo che media il legame tra le cellule epiteliali. Vedete come sono tutte belle brillanti, e invece queste cellule qui, che sono quelle che si stanno staccando, hanno down regolato questa caderina. E in realtà colorando con degli anticorpi, invece in questo caso, se non sbaglio, contro la caderina, questa volta la caderina è rossa, la vediamo anche internalizzata. Quindi non solo io inibisco l'espressione della caderina, ma la tolgo anche dalla membrana. Viene internalizzata. Non c'è altro modo di liberarsi della caderina. Ok, e ovviamente questa da una regolazione delle caderine. Quindi la caderina ha un promotore, ha degli enhancer, c'è qualcuno che in quella cascata che porta al differenziamento mesenchimale va a spegnere quel gene. Ci sarà un qualche repressore che andrà a spegnere quel gene. E in realtà questo repressore è a valle di un altro sottocircuito genico che è controllato da alcuni geni, master genes. E uno di questi, in realtà io non posso farvelo vedere troppo nel dettaglio, però uno di questi geni è SNAIL. SNAIL ve lo cito perché c'è nella drosofila, perché c'è nelle patologie, perché c'è dappertutto. È un gene chiave di questa mesenchimal, ependimal to mesenchimal, sì, no, ependimal, oh, ah, epithelial to mesenchimal transition. E qui lo vedete, questo SNAIL, vedete, è un gene che è espresso specificatamente nelle cellule della linea mesenchimale, non solo quelle primary ma anche quelle secondary. Le vedete qua, vabbè, questo le vediamo, eccetera, eccetera. E comunque, che cosa fa SNAIL? Quanto è importante SNAIL in questo processo? Proviamo a vederlo con un esperimento. Vi va? Ok, se io voglio sapere se SNAIL è importante, devo metterlo alla prova, e già vi ho saltato tutta la parte in cui cerchiamo di capire perché SNAIL. Allora, io posso cercare di spegnere SNAIL. Come lo spengo SNAIL? In questi animali qua, dove appunto l'uovo, più o meno il citoplasma è sempre quello, man mano che lo sviluppo passa e va avanti, esiste un metodo goduriosissimo, fortissimo, di spegnere un gene, che sono questi morfolino. Mai sentiti? Non sapete cosa sono i morfolino? Morfolino si compra in edicola. E mi dà un morfolino? No, morfolino. Il morfolino è un analogo dell'RNA o del DNA, se volete. Sono degli oligonucleotidi assolutamente e totalmente di sintesi, e che sono molto più stabili del DNA e dell'RNA. Non interferiscono con i macchinari di ribosomi, eccetera, eccetera, ma possono legarsi in modo molto specifico all'RNA.
ok? Ibridano con l'RNA messaggero. Quindi io posso creare un anti-RNA messaggero con un oligonucleotide che quindi andrà a riconoscere sulla base della sequenza il mio RNA messaggero e ci si lega. I ribosomi sanno leggere RNA double-stranded? No. Ok, quindi di fatto il mio RNA è stato annullato, l'ho silenziato. È un modo per fare il silenziamento genico. Io faccio il knockdown del mio gene ed è facilissimo da fare perché tu ti sintetizzi, è stato usato alla grande, tu sintetizzi il tuo morfolino e poi lo inietti nell'uovo. Quindi dall'inizio dello sviluppo quell'RNA appena verrà trascritto, avrà il suo morfolino che ci si appiccica e il gene è spento. Ganzo. Ok. E così in realtà io posso andare a testare la funzione di Snail. In realtà qui non vi faccio vedere lo Snail morfolino, in effetti adesso che sto guardando, sì. No, qui è stato fatto, mi sono dimenticato, ma non importa, fa lo stesso. È stato testato il rapporto nel mio network di regolazione genica di Snail con ALX1, che è il gene che abbiamo visto prima. Quindi POMAR1 attivava ALX1 e ALX1 faceva partire un programma di differenziamento. Dentro questo programma di differenziamento, per forza di cose, doveva esserci abbastanza presto l'epithelial to mesenchymal transition, non ce la posso fare, EMT. Quindi quello che noi vogliamo vedere, visto che Snail viene espresso nel posto giusto, è se lui è in effetti regolato da ALX1. Allora, se io faccio i morfolini contro il gene ALX1, perdo il gene Snail. Ok? Io ho spento ALX1, faccio l'ibridazione in situ per Snail, non lo vedo più. E questo, ovviamente devo poi verificare che ci siano le sequenze geniche, quale sia il meccanismo di regolazione. Lo devo andare a cercare. Però già questo mi dice che Snail rispetto ad ALX1 è a monte o a valle? A valle, ok? Ok. Ok, poi in realtà in questo lavoro viene anche fatto l'esperimento in cui viene overespresso Snail e quindi invece di avere qualche cellulina che fa le MT, ne abbiamo tantissime. Quindi un sacco di cellule entrano nel nostro embrioncino. Quindi Snail coinvolto nel EMT ed è a valle di LX1. Ma io posso cercare di verificarlo ancora meglio. E quindi faccio questo esperimento qua. Provate a seguirmi. Prendo un embrioncino normale. Stacco qualche PMC, ne stacco qualcuna, non tutte. Poi prendo un embrione in cui ho messo il morfolino contro ALX1, quindi l'ho spento. Se ho spento ALX1, vuol dire che cosa ho fatto a questo embrione? Al lineage del mesenchima. L'ho spento. Ho spento il lineage. Ok. Poi prendo un wild type che ho colorato invece in verde e da questi due embrioni stacco un paio di future cellule mesenchimali, cellule che avrebbero dovuto diventare mesenchimali. Lì metto nella mia cosa bianca e che cosa mi aspetto? Cosa mi aspetto che succeda alle cellule verdi? E cosa mi aspetto che succeda alle cellule rosse? La cellula verde è una cellula wild type. Quindi diventerà mesenchima. La cellula rossa è una cellula mutata per ALX1.
muore. Però dovrebbe saperla fare questo EMT se Snail è a valle. Non può attivare Snail, non può attivare l'EMT. Vediamo? Esatto! Ok, quindi io vedo che le cellule verdi migrano a fare questo anello, quindi si staccano dall'epitelio e le vedo dentro al celoma, mentre la cellula rossa rimane appiccicata in quello che è l'archenteron che sta iniziando a uscire. Siete d'accordo? Dimmi. Ok. Allora, qui essenzialmente viene verificato il potenziale della cellula, in realtà ve l'ho introdotto male, comunque viene verificato il potenziale della cellula, di una cellula che non esprime ALX1 e quindi ha perso la possibilità di dare cellule mesenchimali. E quindi viene utilizzato un morfolino per spegnere il gene ALX1 e si produce tutto un embrione con l'ALX1 perché è più comodo. A questo embrione stacco una cellula che sarebbe stata destinata a diventare mesenchima, ma voglio vedere come si comporta senza ALX1, senza il gene chiave. È rossa. La cellula che non ha ALX1 è rossa. Io so già che non diventano mesenchima, che la mancanza di ALX1 mi dà un problema al differenziamento in termini di mesenchima. Quello è un gene chiave. Però potrebbe essere che l'EMT lo fa la cellula, ok? Io lo devo dimostrare che è a monte di SNAP e che il tutto è coinvolto nell'EMT. Quindi faccio prima questo esperimento e che cosa vedo? Che la cellula wild type migra normalmente, quindi nello stesso embrione, è un controllo interno. Questo è, se quando riesci ad avere un controllo interno è sempre preferibile, ok? Quindi nello stesso embrione la cellula wild type è andata tranquillamente dove doveva andare, mentre questa è rimasta agganciata all'epitelio. Quindi l'EMT non l'ha fatto, lo vedete? Questo è l'archenteron che sta invaginandosi, quindi questo puntino non è dentro, queste non sono nel celoma, ok? Queste sono dentro l'epitelio, andrebbe fatto vedere con un ingrandimento, ma accontentiamoci di questo adesso, fidiamoci. No, perché questo è una specificazione autonoma, quella specificazione lì ogni cellula PMC ce l'ha da sola. Ok, ma a questo punto voglio capire quanto Snail è importante in questo EMT. E allora che cosa faccio? Vado a vedere se Snail è in grado di fare il cosiddetto rescue del fenotipo. Rescue vuol dire salvare in extremis, recuperare. Quindi io prendo un gene che è a valle, però voglio vedere se lui da solo riesce a farmi questo rescue, quantomeno per il carattere che mi interessa, che è l'EMT, cioè l'epitelial to mesenchymal transition, cioè se riesce a sguisciare fuori dall'epitelio. Ok? Se quel pezzo della specificazione mi viene mantenuto, quel pezzo del programma mi viene mantenuto, che cosa si fa? Prendo un embrione come prima, questa volta però l'embrione verde, invece che usare il wild type, uso un embrione dove metto il morfolino per ALX1, quindi spengo o sono convinto di aver spento un gene chiave regolatore a monte della specificazione del mesenchima e inserisco un gene a valle. Quanto il gene a valle inserito da me artificialmente è in grado di recuperare questo fenotipo? Ok? E la risposta è in grado,
Ok? Questa volta di nuovo abbiamo che le cellule rosse rimangono nell'epitelio, mentre le cellule verdi se ne vanno a spasso, quindi si sganciano dall'epitelio. Quindi anche se io non ho ALX1, basta avere SNAIL per sgusciare fuori dall'epitelio. In realtà anche avere GOL, e questo, ma parliamo. No, non ne parliamo, se no non andiamo più via. Quindi effettivamente questo mi dice che per questa EMT, e forse anche qualcosa di più, perché queste cellule non vanno a sparpagliarsi a casaccio, ma vanno nei posti giusti, SNAIL è importante. Quindi, e poi in realtà faccio anche tutta una serie di studi, ovviamente, su quali sono i geni che vengono condizionati dalla presenza o dall'assenza di SNAIL, e alla fine infilo SNAIL nel mio gene regolatory network. Quel network che viene disegnato, ok? Tutte le settimane ne aggiungono un pezzo, aggiungo SNAIL in quel network a matita, me lo ridisegno velocemente, e quindi che cosa dico? Che ALX1 come programma, quindi questo è un master gene, come volete vederlo, un gene che dà l'inizio a questa EMT, regolerà SNAIL un po' facendo endocitare le caderine, un po' inibendo le caderine, in realtà facendo anche un sacco di altre cose. Lui lavora col suo amichetto Twist e poi vediamo questa parte del network in realtà ha anche una serie di altri elementi, però diciamo SNAIL da solo riesce a mettere in atto un bel pezzo di questo, d'accordo? Ovviamente teniamo conto che ci sono anche degli altri pezzi, che ci sono degli altri geni che comunque facevano partire questo programma differenziativo. Quindi TBR, ETS1, chissà chi altri, SNAIL riescono a compensare per la mancanza di ALX1. Quindi questo gene a valle riesce a compensare della mancanza del gene a monte. Però abbiamo visto questi feed forward loops, quindi ovviamente questo potrebbe anche essere dovuto a quello. Ok, secondo step, quindi prima cosa uscire dall'epitelio, secondo step trovare il posto giusto. Quindi adesso la nostra cellulina mappa alla mano cercare la strada, dobbiamo arrivare al posto giusto. Questo si chiama patterning. Le spicole, io sono uno spicolatore, ma non mi posso mettere a fare spicole dove capita. Non faccio spicole in mezzo alla bocca, trafiglio, devo fare la spicola nel posto giusto. Ok? Questo si chiama patterning. E ne vedremo di esempi di patterning. Cioè, dove vengono fatte queste spicole? La mia cellula entra, deve sapere dove andare. Queste cellule, abbiamo visto, si mettono a fare un bel cerchio nella parte vegetativa e in due punti ventrali, nella parte ventrale dell'embrione, iniziano la deposizione della spicola di carbonato di calcio. E qui vi faccio vedere anche un video, appena avete finito di scrivere. Comunque, insomma, questi due punti, li abbiamo già visti anche un po' prima, che sono... Se immaginate la larva come quella quando era vista da davanti, come una specie di maschera di Darth Vader, la parte in basso, quello è il punto in cui inizia la formazione delle spicole, che poi si allungheranno in giù. Allora, ed ecco qua, velocemente, un video dove vedete queste cellule che si aggregano nel posto giusto. E qui inizia la formazione con una geometria precisa della spicola di carbonato di calcio. Vedete che si forma un primo cluster e poi altre ne arrivano. È una festa, è qui la festa. Aspetta che arrivo anch'io, spicoliamo. Dai. C'è anche il jingle, spicoliamo. E spicolano tutte insieme. Ehi tu, spicchi, spicchi con me. E quindi cominciano a formare queste spicole. Qual è il bello?
la cosa interessante è che lo fanno nel posto giusto, e questa è un'altra delle meraviglie dello sviluppo, il patterning. Come fa una cellula a sapere dove sopra, dove sotto? Forse ce ne siamo fatti un'idea, ma una cellula che migra, ok, quando sono tutte insieme, ok, c'è un gradiente, qualcosa, e quando c'è qualcuno che migra è ancora più meraviglioso. Cerchiamo di capire come succede tutto questo. Allora, non è semplice, e storicamente ci si è affidati ai mutanti o alle cose strane che si potevano osservare. Quindi un caso è per esempio appunto quello di avere un mutante genetico. Vedo che c'è qualcosa di strano nel patterning, cioè che il modo in cui queste cellule, queste spicole si mettono non è normale. Oppure posso usare anche, a volte anche più comodo, un farmaco, una molecola, chi lo sa. Questi ricci di mare, tra l'altro, sono molto sensibili ad agenti esogeni e infatti vengono anche usati come indicatori ambientali. Per esempio per i metalli pesanti. I metalli pesanti, come il nickel in questo caso, creano dei problemi allo sviluppo della larva. Non lo so perché, sinceramente, forse si sa ma non lo so, io non lo so, però invece di avere quel pattern bello con due spicole, le spicole cominciano ad essere fatte a cacchio, un po' qua e un po' là, in modo non organizzato, impreciso, eh? Quindi sono radializzate, diciamo. Vedete che non ce ne sono più solo due, una di qua e una di là, mi dispiace, non c'ho la foto di uno normale, ma ce ne sono tante, tutte, normalmente ce ne sono solo due, una qui e una qui. Qua invece ne abbiamo dappertutto, ok? C'è qualcosa che non va. Queste cellule non sapevano più qual era il posto giusto dove fare una spicola, ok? Siamo andati a, in qualche modo che non sappiamo, a rompere un anello di una catena. E però questo è un indizio, wow, abbiamo un gancio per cercare di capire dove sta il meccanismo. E la prima cosa che ci possiamo chiedere è, ma sono le cellule che sanno dove devono andare per i fatti loro, hanno una bussola e si orientano, o ci sono dei segnali che gli vengono mandati, vieni qui, serve qui la spicola, ok? E chi è che potrebbe mandare questi segnali? L'ectoderma. Perché, e lo vediamo qui, ok, loro... Vedete qua? Le spicole le fanno in questi due punti sotto all'ectoderma. Allora, è la cellula che sa che deve andare a destra una volta entrata, o è l'ectoderma che gli dice vieni qui, vieni qui? E avendo trovato questo meccanismo, quindi questo metallo pesante che da qualche parte rovina il sistema, possiamo quantomeno provare a vedere se appunto con questo sistema riusciamo a capire chi dei due ha dei problemi con il nickel. Ovviamente il nickel potrebbe dare problemi alle cellule mesenchimali, non vuol dire che l'ectoderma non c'entra, d'accordo? Però possiamo utilizzare questo sistema, proviamo. E possiamo usare un trucchetto, che è quello di togliere, spruzzarle fuori, siccome le cellule mesenchimali appena formate, appena entrate, sono ancora, diciamo così, un po' lassamente attaccate, possiamo spremerle via, così proprio si fa, vengono flash out, potremmo usare anche terminologie, ok, posso toglierle. E quindi a questo punto io posso avere una popolazione di primary mesenchyme cells già specificate che stavano migrando e quindi stanno cercando il posto dove devono fare la spicola, ok? Già entrate in quella fase di sviluppo, e un ectoderma che anche lui sta nella stessa fase di sviluppo, ok? Come lo disegno l'esperimento? Ditemi questo e con questo finiamo. Come me lo disegno l'esperimento per capire dov'è che il nickel distrugge questo qualcosa che voglio scoprire cos'è? Ok, come lo disegno? Io posso avere un ectoderma trattato col nickel o del mesenchima trattato col nickel? È il contrario, ok?
vediamo se è chiaro per tutti. Prendo un ectoderma radializzato, cioè che è stato trattato con nickel, e prendo dell'ectoderma normale. Poi ci metto l'ectoderma, cioè ci metto delle cellule mesenchimale radializzate o normali. Sono quattro gruppi. Ci vuole sempre il controllo. Devi controllare il trapianto, devi controllare un sacco di effetti. Però diciamo, posso fare questa cosa qua. E poi ovviamente mi interessa capire se visto che i controlli si sviluppino normalmente, voglio vedere se le mesenchimali nichelizzate, trattate col nickel, in un ectoderma normale sono loro ad avere il problema, o se l'ectoderma radializzato trattato col nickel con delle mesenchimali normali è lui ad avere il problema. Ok? Vediamo dov'è che il nickel crea il problema. Lo volete sapere o ve lo dico la prossima volta? Allora, in realtà viene fuori che il nickel ha un effetto sull'ectoderma. Pom. Vedete? Perché le cellule mesenchimali, primary mesenchyme, quindi le PMC, nichelizzate, danno origine a delle bellissime spicole e un pluteo normalissimo quando vengono inserite in un ectoderma normale, ok? In un ectoderma wild type, non trattato. Mentre l'ectoderma non trattato, qui le cellule mesenchyme sono state trattate di rosso, l'ectoderma trattato col nickel, se io gli metto delle mesenchyme normali, quindi cellule mesenchimali che stavano benissimo, erano pronte a fare tutte le spicole che volevano, invece hanno le spicole radializzate, sono tutte incasinate. Quindi è l'ectoderma che manda un segnale dicendo qui è. E questo segnale, se facciamo indagini molecolari, vediamo i geni espressi nei posti giusti, poi usiamo il morfolino, poi guardiamo le sequenze geniche, eccetera eccetera, se facciamo tutta questa serie di studi e di ricerca, possiamo scoprire che effettivamente ci sono alcuni geni come l'FGF e il VEGF, che non so se ve l'ho messo da qualche parte, ve l'ho messo, vabbè, comunque l'FGF, ma ancora di più forse il VEGF, in un lavoro più recente, sono espressi in quei punti dell'ectoderma dove le mesenchyme cells, le primary mesenchyme cells, vanno a migrare. Quindi esiste un effetto a lungo raggio, quindi l'ectoderma esprime VEGF, e sapete che queste molecole sono secrete, giusto? E quindi per migrazione chemotattica, come un batterio va a cercare lo zucchero, loro seguono il VEGF o l'FGF, arrivano in quel punto e lì continuano il loro programma differenziativo iniziando a fare le spicole. È chiaro? In realtà l'FGF lo producono anche loro, qui però vedete come l'FGF receptor sia soprattutto nelle cellule, in queste cellule del mesenchima primario, e in particolare in questi due punti in cui loro si aggregano, si fondono e poi formano le spicole. Questo è il recettore dell'FGF, questo è il ligando FGF e questo è il recettore. Poi in realtà l'FGF ligando lo esprimono anche loro, quindi si autostimolano. Come il nickel c'entri con tutto questo non lo so. Se vi interessa potete però fare PubMed e cercarlo, magari si sa, magari non si sa. Ok, detto questo, la prossima volta vedremo l'invaginazione dell'endoderma, ma alla veloce, perché poi in realtà queste cose qua le vedremo meglio in altri modelli, e cominciamo la drosofila. Bella la drosofila. Ci occupiamo di mosche.